Ciao, sono Federica, siamo agli Stati Generali della Scuola Digitale e chiediamo al professor Floridi che messaggio ha per la scuola italiana. Mi piacerebbe dire nessuno, ma se proprio fossi costretta a mandarne uno di messaggio, lo dividerei in tre pezzetti. Insegnare valori importanti come il coraggio e la responsabilità, perché questi apprendono a scuola, non soltanto nel mondo. Insegnare i fondamenti, cioè quelle lingue fondamentali che servono per parlare l'informazione, un brutto italiano, la scuola mi perdonerà, ma che servono per gestire in maniera costruttiva, in maniera critica l'informazione, non soltanto a assorbirla, ma anche a crearla e a criticarla, quindi a trasformarla. Viviamo in una società neomanifatturiera in cui noi lavoriamo l'informazione, bisogna avere gli strumenti per lavorarla e questi sono i linguaggi parlati dall'informazione, che sono anche la musica, la storia dell'arte, la biologia, non soltanto l'informatica, non soltanto l'inglese, non soltanto la propria lingua naturale. Forse aggiungerei un terzo elemento, anche forse un po' di resistenza nei confronti di un mondo che scarica sulla scuola tutti i problemi. Quando c'è qualcosa che non va, ci penserà la scuola. Ecco, forse dire anche al mondo, guardate che siamo parte di un meccanismo un po' più complesso, ci possiamo fare carico dei valori, ci possiamo fare carico dei linguaggi dell'informazione, ma per altre cose ci devono pensare altre parti del sistema. Vorrei forse aggiungere anche un commento in coda. Sul digitale si dice molto e c'è anche un po' di distrazione, come se dovessimo costantemente inseguire il digitale. Per non inseguire, ma per gestire il digitale, per fare la cosiddetta governance del digitale, serve soprattutto un po' di visione, un po' di tempi lunghi. Qui la scuola può fare una grande differenza. L'importanza quindi in questo caso è soffermarsi un po' di più su quello che è il design, cioè il modo in cui noi criticamente, in maniera intelligente, mettiamo insieme tutti questi strumenti, contenuti che fanno poi la nostra infosfera, il nostro spazio dell'informazione, la nostra esistenza quotidiana, tante piccole fonti e tante piccole esperienze che alla fine della giornata ci danno un po' il senso di che cos'è che sta avvenendo nel mondo. Qui la scuola può fare una grande differenza, di nuovo focalizzando sui fondamenti, sul design.